Più ombre che luci nell'accesso al credito per le piccole e medie imprese abruzzesi, lo certifica uno studio della CNA. Dopo un 2022 di flessione, ma ancora positivo, nel 2023 i prestiti erogati dal sistema bancario alle microimprese e a quelle artigiane sono diminuiti di 225 milioni, oltre il 10% in meno, a fronte di una media nazionale di quasi il 9%. Sul piano territoriale è stato il Teramano a soffrire il saldo negativo più consistente, meno 64 milioni di euro. I motivi risiedono nel rialzo dei tassi di interesse e anche nell'incertezza del panorama internazionale. Inoltre, negli ultimi 6 anni gli sportelli bancari in Abruzzo sono diminuiti del 31%. Una leva importante per un possibile rilancio è rappresentata dalla legge 9 sul credito, che però stenta a partire, come sottolinea il direttore regionale della CNA, Silvio Calice. Una legge nata nel 2021, tra l'altro votata a unanimità al Consiglio regionale, quindi anche dalla minoranza, che prevede 7 milioni di euro a disposizione per le microimprese attraverso un voucher dei fondi di garanzia e l'abbattimento del tasso di interesse, perché tutta questa dinamica è legata molto ai tassi di interesse molto alti, mediamente siamo quasi sul 9%, quindi veramente tassi inediti rispetto agli anni pre-pandemia. Di queste misure ci aspettiamo un'accelerazione, sarà gestita probabilmente dalla FIRA con il contributo anche del Consorzio Unico, che è un nostro partner. Vorremmo che ci sia una maggiore attenzione anche alla legge sull'artigianato, tenendo conto che è una competenza esclusiva regionale. Ad oggi quella legge è ferma per una regione che possa in qualche modo recuperare il terreno perso. Altro aiuto importante per favorire l'accesso al credito è il ruolo che possono esercitare i Confidi. Sentiamo Donatella Paolucci, direttrice regionale Confidi Unico. Il Confidi Unico è uno strumento valido perché è uno strumento che facilita l'accesso al credito bancario, in quanto rilascia garanzie sui finanziamenti che vengono chiesti dalle banche. In sostanza, un'impresa può andare in banca a chiedere un finanziamento di 100.000 euro e ottenere una garanzia del Confidi di 80.000 euro. Perché le garanzie dei Confidi si attestano all'80%, quindi sicuramente garanzie valide ed efficaci.